Allora, io sono Lorenzo Svizzera, ho 31 anni, sono un laureato, sto completando la mia tesi in ingegneria elettronica. Sono di Pomezia, sono del Movimento 5 Stelle dal 2010, quindi sono uno di quelli che ha partecipato alle elezioni amministrative del 2011, che hanno portato a un grosso risultato, hanno portato comunque uno dei forti del 14 metri. Ho avuto da quel momento l'onore e l'onere soprattutto di lavorare fianco a fianco con un portavoce. Questo che significa? Che abbiamo intrapreso un percorso che ha portato poi alla costituzione di una rete fatta da gruppi di lavoro che lavorano sul territorio e si interfacciano con un portavoce, portando proposte, portando idee e portando anche risultati concreti. Questo è il metodo di lavoro che secondo me va esteso poi a tutta quanta la regione, cercando di tirar fuori una metodologia di lavoro che porti veramente poi a una democrazia partecipativa fatta come sappiamo farla, ed è un qualcosa di cui abbiamo assolutamente bisogno e di cui ha bisogno soprattutto la gente. Potrei raccontare tantissimi episodi, insomma, tantissimi aneddoti che riguardano il mio attivismo. Uno di quelli che mi piacerebbe ricordare è una grande manifestazione che abbiamo organizzato a Pomezia nella primavera di quest'anno, una manifestazione di proposta, perché il Movimento 5 Stelle è importante che sia sempre un movimento di proposta e mai di protesta fine a se stessa, in cui abbiamo cercato di portare avanti il messaggio della raccolta porta a porta nel nostro comune, e abbiamo raggiunto un risultato doppio. Il primo risultato è stato quello di aver riportato per esempio in piazza dei cittadini in una città dove manifestazioni non se ne facevano da anni, e il secondo risultato è stato quello poi di ottenere effettivamente quello che chiedevamo, perché poi pochi mesi dopo il Consiglio Comunale è stato ratificato, insomma, all'unanimità il discorso del porta a porta, cioè il fatto che comunque noi passeremo poi a questo risultato. Questo che significa? Il punto dei cittadini che propongono e che si fanno vedere sul territorio, comunque raggiungono l'interesse delle persone, e questo interesse noi dobbiamo convogliarlo e portare poi tutti quanti i cittadini a partecipare insieme a noi. Questa è la cosa secondo me fondamentale. Ho chiuso qui. Vuoi domandina?